In merito al short che ho fatto dicendo che vi farò capire il perché avrei scelto questa moto tra le sei che ho avute, il semplice motivo è che l'hypermotard si presta per tutti e due i casi, sia per una guida più spinta, sia per utilizzo stradale. Lui è il mio amico e cameraman, oggi mi ha aiutato a fare video, Yves Diatta, e grazie a lui ho potuto portare entrambe le moto qua. Tu vuoi dire qualcosa in merito? Prendo fiato. Prende fiato perché si stava riscaldando. Allora, 821 di cilindrata, 110 cavalli e 89 Nm di coppia. Il peso di preciso, se non sbaglio, dovrebbe essere intorno ai 175 kg. È una moto che si presta per l'utilizzo di tutti i giorni in città, per dei giri in montagna. Si può anche andare in pista, in alcune piste si può fare. Ha tre modalità di guida: Touring, Urban e Sport. Se volete sentire la vera essenza della moto e sentire il bicilindrico di questa Hypermotard, vi consiglio di lasciare la moto o di mettere la moto in modalità Sport. Se volete andare più estremo, se siete confidenti abbastanza, avete fiducia in voi stessi, potete togliere le due modalità di guida che ci sono. Ciao amico mio. Il Traction Control si può disattivare o abbassare e l'ABS si può disattivare o abbassare, come volete voi, e lì in penna fa tutto. Io per ora, per uso stradale, la uso su Urban, perché Urban è quella di via di mezzo. Ho delle gomme da touring perché la uso tutti i giorni, è la mia moto da tutti i giorni. Se voglio divertirmi di più, ho la Panigale V2 che uso per fare dei giri un po' più seri. Avrei scelto questa moto qua per due cose. Uno, a me sono sempre piaciute le moto alte. Anche se è alta abbastanza, 87 centimetri, io riesco a toccare perfettamente per terra con i piedi. La posizione di guida, sono molto avanti e molto dritto. E questa posizione a me ispira tanta confidenza. Tanta confidenza, per cui io avrei scelto questa moto come prima moto. La confidenza, secondo me, è la cosa più importante quando si va in moto. Se una moto ti ispira confidenza, ancora meglio. Se non hai timore di farla cadere o di fare degli errori e fare dei danni, ancora meglio. Ed è il caso di questa Hypermotard qua. È questo. Ci sono però dei pro e dei contro. Uno dei pro che mi ha fatto prendere l'Hyper per il fatto che si può trasformare con parabrezza per pararvi un po' dal vento e possibilità di mettere dei portapacchi laterali e anche il bauletto posteriore. E poi si può fare un turismo semilungo, diciamo. Pensate sia un semplice videomaker lui? No, assolutamente. Guardate, sui roller. Fai un giro di ricognizione. Ricognizione? Sì, vai. Un breve giro. Va bene, ma ti duro così. Guardate che roba. Tutto questo per voi, ragazzi. Iscrivetevi al canale, mettete like a questo video, perché ditemi voi, se questa non è passione, quanti gradi ci sono? È un bel po', eh. Io Stai non sento più morendo le di mani, freddo. non sento più le mani E le onestamente. moto le vedete Sono lì sul messi solo, riflesso. pensavo che sarebbe stato bello come ieri, ma Esatto. veramente. Però noi siamo fuori per farlo lo stesso per chi? Per Solo per voi. voi. Solo per voi, Quindi ragazzi. iscrivetevi Quindi al mi canale, raccomando, mettete iscrivetevi. like e noi intanto mettiamo giù e andiamo a filmare con la Panigale V2. Ciao!